C'è un caffè che ho ordinato. Allora, all'interno della logica specificatamente leoniana, ok? Cioè di Bruno Leoni, si potrebbe dire che fondamentalmente, perché naturalmente Leoni è un realista giuridico, e all'interno del realismo giuridico Leoni dice: il mercato si accompagna fondamentalmente con, non solo con una qual certa domanda offerta, ma con una qual certa pretesa e obbligo. Ovvero sia, Leoni sottolinea questo, cioè come in realtà il mercato mostra in modo esplicito ed evidente la pretesa e l'obbligo all'interno propriamente del comportamento. Cioè, Leoni dice, in realtà il diritto è pretesa, ovvero sia, all'interno delle relazioni, all'interno dei nostri rapporti, noi svolgiamo sempre, siamo in circostanze di pretesa e obbligo, okay? Come nel mercato siamo in circostanze di domanda e offerta. Ora, se c'è una domanda ci sarà un'offerta, se c'è una pretesa ci sarà un obbligo. In questo senso quindi Bruno Leoni individua in questo rapporto, in questa reciprocità tra domanda e offerta e tra domanda e pretesa, non già una aggressione, bensì un'opportunità e in verità appunto il diritto. Infatti se ci pensiamo, Leoni sottolinea le nostre azioni che si corrispondono sulla base appunto della reciprocità, sulla base di un qual certo sulla base di una qual certa azione che noi svolgiamo, hanno sempre un controbilanciamento dall'altra parte. Chiaramente però noi dobbiamo poi verificare se questa azione è violenta oppure no. Ecco, quando c'è pretesa e obbligo, quando c'è domanda e offerta, e quindi sulla base della libera scelta, che poi porta fondamentalmente a conseguenze derivate dalla libera scelta, non può esserci in questo senso violenza. Perché? Perché appunto la domanda e l'offerta si bilanciano esse stesse tra loro, perché laddove c'è una c'è anche l'altra, appunto causa-effetto. Lo stesso modo per cui c'è pretesa e obbligo, e l'obbligo appunto corrisponde fondamentalmente alla causa e conseguenza della pretesa. Quindi il fatto che io veda un bar, okay, che fa diverse offerte, implica il fatto che io possa avere la pretesa di richiedere ciò che quel bar offre. Se quel bar è disposto a offrirmi un caffè, io ho la pretesa di richiedere il caffè. Ma perché? Perché quel bar è disposto a offrire caffè, dunque questo è liberalismo. Chiaramente io non è che mi impongo sul bar e dico no, tu devi fare il caffè, no. Quel bar offre caffè, io vado a comprare il caffè. Non è un caso che se il bar non potesse offrire qualcosa che io voglio, io non posso comprarlo in quel bar, dovrò cambiare bar, no? È un esempio. Perciò, in realtà, da questo punto di vista, Leoni sottolinea, è evidente che se io voglio un particolare caffè che solo un bar può offrire, dovrò andare in quel tipo di bar. Questo però non implica monopolio. Perché? Perché se un altro bar vuole fare concorrenza per quella cosa che io voglio e che pochi bar fanno, uno può adoperarsi per fare concorrenza. Perché? Perché la concorrenza si gioca appunto sulla possibilità di interagire all'interno della concorrenza. Non c'è un monopolio dove tu no, non puoi farlo, no? Da un punto di vista giuridico, dove c'è monopolio non c'è concorrenza. Quindi in realtà la domanda e l'offerta, in questo senso, secondo Leoni, sono naturalmente sciolte dal monopolio. Perché? Perché la domanda e offerta si giocano comunque su un corrispettivo di atti che riguardano fondamentalmente il mercato. O comunque sia che riguardano non tanto anche il mercato, ma una libertà implicita all'interno delle circostanze a cui noi appunto interagiamo. Da un punto di vista giuridico. Questo cosa che vuol dire? Beh, vuol dire effettivamente quindi che ciò che io sono in grado di richiedere, sono in grado di richiederlo perché ho un giudizio e appunto voglio sviluppare questa cosa, però qualcuno me la può dare. È evidente però chiaramente che io non posso comprare il cappuccio se non ho determinati soldi, ok? Perché c'è appunto un obbligo dalla mia parte. Infatti pretese e obbligo si giocano appunto su questo, cioè sul fatto che io possa dare qualcosa in cambio, un corrispettivo, ok? Perché nulla è gratis, fondamentalmente nulla è gratis, c'è sempre la pretesa e l'obbligo, vanno di pari passo. Poi se qualcuno mi vuole offrire un caffè, molto bene, ma quel caffè comunque si basa sempre sul tema della scarsità e sui costi, sempre. Quindi in realtà la pretesa e l'obbligo si giocano sulla disposizione di qualcuno a fare quella cosa e sull'obbligo tuo poi appunto di andare incontro a quella cosa lì che tu stesso hai richiesto. E il mercato, l'esempio del caffè, è l'esempio perfetto per far capire appunto questo. Pertanto, quando io ordino il caffè,
c'è un patto implicito, appunto anche reciprocamente in senso lochiano, dove poi io dovrò corrispondere del denaro. E quindi in realtà, come dice Aristotele, quindi Leoni poi si inserisce perfettamente nel tema del realismo giuridico aristotelico, io dovrò corrispondere del denaro per il caffè che compro. E evidentemente poi quel denaro che io uso per pagare il caffè andrà in circolo all'interno dell'economia, cioè anche il minimo centesimo che io uso verrà riutilizzato successivamente. Quindi in realtà noi capiamo perfettamente come in questo senso la politica sia diversa in certo qual modo dall'economia, perché anche in considerazione di maggioranze e minoranze, i miei soldi non riguardano la maggioranza e la minoranza, i miei soldi sono sempre soldi, valgono sempre, cioè poi naturalmente bisognerebbe parlare anche dell'inflazione eccetera, ma come denaro, cioè come corrispettivo di mercato, quel valore comunque esiste e quel centesimo che io uso verrà sempre riutilizzato, sempre riutilizzato. Poi naturalmente ci sarebbero anche, cioè ci sarebbe il tema dell'inflazione, molte cose, ma stando appunto nel tema giuridico, e questo è molto interessante, non si parla tanto di maggioranza minoranza come in politica, dove tu sei in minoranza e devi comunque adeguarti alla maggioranza. No, no, anche quel centesimo comunque è riutilizzabile, è riutilizzato. Questo è molto interessante perché poi fa capire le circostanze, le differenze anche tra economia e politica, perché alla fine in economia, dal punto di vista del libero mercato, siamo sempre noi a decidere, cioè sono sempre gli individui a scegliere come agire sul mercato, perché appunto è libertà. E questo è molto interessante perché appunto si lega anche a una certa idea di progresso, perché poi sulla base delle domande il mercato deve aggiustarsi. Questo poi è interessante perché si lega anche all'economia della libertà in senso liberale, cioè al fatto che il mercato possa più o meno autoregolarsi. E in realtà il governo cosa che deve fare in una prospettiva appunto liberale classica? Deve fondamentalmente stare attento a regolare la proprietà, o meglio non la proprietà, non regolare la proprietà, ma far sì che ci sia rispetto dei contratti, ci sia rispetto dei patti. Quindi non intervenire sui contratti in modo arbitrario, ma far sì che ci sia rispetto dei contratti. E assolutamente poi anche limitare la tassazione, perché la tassazione limita fondamentalmente i contratti stessi. Perché se in realtà c'è una tassazione, non solo tu limiti il fatto che io abbia una pretesa o un obbligo, ma quindi il fatto che io possa andare a fare mercato, ma limiti in realtà anche il fatto che ci sia una domanda in quel senso, perché chiaramente bisogna sempre ricordarsi che le tasse sono soldi che all'imprenditore non tornano, cioè l'imprenditore deve pagare quelle cose per qualcun altro, per il suo lavoro che offre fondamentalmente. Quindi in realtà limita a questo punto di vista la pretesa, secondo Leoni. Ecco perché poi Leoni sottolinea anche la differenza tra monopolio di fatto e monopolio legale, no? Perché? Perché il monopolio di fatto non è un vero monopolio, è appunto l'egemonia che un imprenditore può avere se ha fatto bene la sua concorrenza, se ha rispettato il diritto, eccetera. È il monopolio legale. Monopolio legale che in realtà poi si concretizza con le leggi che limitano il mercato, oppure, però questo non era il monopolio, non è un vero monopolio, quando ci sono troppe tasse tu limiti comunque il mercato. Questo tra l'altro già in certo qual modo lo disse anche Locke sul tema dell'attenzione alle tasse, perché comunque è un atto di spoliazione, un atto di spoliazione. Ciao.